Eccoci qua ragazzi, bentornati su Forza Horizon 4. Guardate quanti soldi ho in banca, 1.247.000 crediti. Questo perché? Prima avevo due girate gratis alla ruota della fortuna. Come prima macchina ho vinto la Ferrari F50 GT del 1996. Esteticamente non mi piaceva tanto, quindi ho pensato di venderla e l'ho venduta a 900.000 dollari. Costava 1.200.000, quindi praticamente gli ho fatto uno sconto al tipo che se l'è comprata, però va bene ragazzi, 900.000 dollari vanno benissimo. Poi come seconda macchina di mio avevo una BMW dal drift sempre vecchia e l'ho venduta a 300.000 dollari, quindi ed è per questo che abbiamo 1.247.000 dollari. Oggi cosa faremo ragazzi? Compreremo l'Audi RS6. Tanta roba ragazzi, auto che cercavo su Decreo 2 ma non c'è e quindi la compreremo oggi, vediamo un po' come si comporta, anche perché voglio fare dei video differenti rispetto a Decreo, quindi vi faccio vedere quando la modifico, quando compro i pezzi, però poi quando si tratta di testare mi sto zitto e ci godiamo il sound, il panorama e tutto ciò che ci circonda, va bene? Allora, andiamo subito nella sezione Audi. E l'Audi che voglio comprare è questa qua, ragazzi, Audi RS6 Avant del 2015 ed è fantastica, quindi mi costa 150.000 crediti, rarità epica, quindi non fa neanche tanto schifo e sicuramente gli metteremo il kit prestazionale fatto da qualche player, quindi me ne frego pure se mi costa 150.000-200.000, però gli mettiamo qualcosa di potente. Ok, prendiamola subito. Fantastica, ragazzi. Abbiamo diverse livree. Abbiamo la prima di questo tipo ed è stata scaricata 8.025 volte, quindi popolarità 5 stelle, quindi tanta roba. Poi abbiamo questa qua della polizia, ragazzi. Paranoid Dodge. Tanta roba questa qua della polizia, però sinceramente io voglio farla nera. E mi sa proprio che per ora metterò questa qua, ragazzi, anche se abbiamo popolarità 2 stelle, però chi se ne frega, prendo questa. Ok. No, ma è nero opaco, perché? Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, ci mettiamo noi il colore e la facciamo tipo normale nera, cattivissima, quindi facciamo subito acquista. Ok, 150.000 crediti, vanno bene. Ora vediamo un attimo di comprare il kit prestazioni di qualche player, ok? Quindi il numero 1, quello più costoso, e vediamo un po' se cambia. Ovviamente dobbiamo anche vedere se il tipo gli ha messo qualche spoiler, qualcosa di strano. Ok, facciamo subito seleziona. Ah, possiamo anche cambiare direttamente noi le cose, ragazzi, però io queste cose le voglio fare in live, ok, ragazzi? Perché voglio perderci tempo con voi in live. Ed è molto meglio, quindi facciamo subito garage, potenziamenti e messa a punto. Perfetto, trova nuove messe a punto e ci prendiamo questa qua, ragazzi. Infatti guardate quanto pompa se lo prendo. Da 3.993 di cilindrata arriviamo a 5.700. Poi da 412 kW a 904, quindi tanta roba ragazzi, ma quanto costa? Scarica e installa, vediamo che succede. Soprattutto se ci mette uno spoiler strano, qualche body kit strano. Vabbè, io nel dubbio ragazzi, avendo tutti questi soldi faccio subito acquista. Almeno abbiamo la macchina potente pronta per essere testata. E sono curioso, dai, sono curioso. Vediamo un po' come si comporta l'Audi, ragazzi. Audi. Cosa ho visto, ragazzi? Mamma mia! Che bestia, ragazzi! Che bestia! Guardate che spoiler! E soprattutto guardate che parafanghi! Fantastica! Sentiamo un po' il sound. Ok. Veramente, veramente bella, ragazzi. Vediamo gli interni. Bellissima, però questa qua voglio testarla tipo in autostrada, ok?
in autostrada e ce ne andiamo tipo nei pressi, vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Verso la città, quella grande, quindi voglio fare tutta questa strada qui, ok? Quindi impostiamo la destinazione qua e ce ne andiamo, ragazzi. Ok, eccoci qui sotto al tunnel, vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, che bolide, che bolide. L'ho un po' distrutta, però ci sta, ragazzi, ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io farò un sacco di video su Forza Horizon 4, ragazzi, e li farò tipo così, ok? Oh, ma che vuoi? Quindi ci prendiamo, mettiamo, testiamo le auto, non parlo, quindi chi vuole vederlo lo vede. Invece per quanto riguarda GTA 5, lo sto reinstallando, ragazzi, perché ho formattato il PC, quindi il tempo di rimetterlo e siamo di nuovo operativi per fare la mod vita reale, mod vita da gangster.
Ok, dai ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!